Io vi parlo di una vi parlo di qualcosa che tutto sommato è di più della parte, è oltre la parte che già ha accennato Alberto, cioè l'inquinamento dovuto alle polveri, le polveri sottili. Le polveri non sono quelle che noi pensiamo già fastidiose che troviamo sulle avanzare. Parlo delle polveri sottili, quelle che si vedono quando un raggio di luce penetra in una stanza. Queste polveri sono più pericolose di altre polveri perché i nostri bronchi hanno delle speciali ciglia vibrisse con cui eliminano i corpi estranei. Ora, tutte le polveri che noi vediamo, quelle che andiamo su, vediamo sulla scrivania, sono polveri che più o meno, in una certa misura, sono eliminabili. Magari negli anni per diventare grigi i polmoni, ma sono eliminabili. Le polveri sottili, dai PM10, cioè il milionesimo di millimetro, e adesso si va verso il PM2,5, che sono scoperte recenti, scoperte in questi 10 anni, sono estremamente pericolose perché non sono eliminabili quando vanno direttamente e risalgono i bronchi e vanno proprio dove c'è l'epitelio bronchiale, dove si scambia l'ossigeno con ossigenando e va nel sangue. In questo punto qui creano fonti di irritazione pesanti, continue, e vediamo se riusciamo a vederla perlomeno a carta della collina morenica, perché su quello voglio parlare, perché ma intanto vado e vi voglio citare cosa dice un volume che è stato pubblicato dal Corriere della Sera a gennaio 2013, quindi l'ha distribuito lui, possiamo credo un volume di 90 pagine sui veleni dell'aria. Cosa dice a proposito, parlando delle polveri sottili? Ve lo dico perché il problema vostro è questo. Voi siete il comune sicuramente più disastrato di tutta Torino Lione e Francia compresa. Questo è il mio parere. Questo è il mio parere. Il vostro livello di cioè Susa è uno stato disastroso, ma voi secondo me siete peggio. Poi ve lo spiego. Non lo dico così per fare effetto, mi spiace anzi dirlo. Vi dico soltanto questo. Beh, l'inquinamento atmosferico di questo tipo dice che incide in modo molto più marcato sulla speranza di vita e sulla frequenza di malattie croniche di quanto si sapesse fino a pochi anni fa. Dice le conseguenze fito, vi leggo 20 righe di 90 pagine, vi risparmio le altre, ma sono tutte sullo stesso tono e potete cercarlo. Le conseguenze fisiopatologiche dell'esposizione particolato atmosferico, cioè PM10, e qui si parlava soltanto, sono essenzialmente le stesse del fumo di sigaretta. Uno stato infiammatorio continuo della parete di vasi arteriosi, il restringimento arteriolare e alterazioni che favoriscono trombosi. Come nel fumo di sigaretta l'effetto può essere immediato oppure si esplica in un'azione cronica per esposizioni a basse concentrazioni inquinante, che appunto parliamo anche le basse concentrazioni. Poi andiamo, l'inquinamento particolato è causa di aggravamento di tutte le malattie polmonari e svolge un ruolo probabilmente causale nell'insorgenza della diasma bronchiale, è ovvio. L'aumento della concentrazione di polvere associato a un aumento dei tassi di ospedalizzazione e di morte per malattie respiratorie in tutte le fasce d'età, dai neonati agli anziani. L'inquinamento della polvere inibisce in modo permanente la crescita polmonare nei bambini, impedendo loro di raggiungere una piena capacità polmonare in età adulta. E ancora, poi salto qui a righe, l'inalazione del polvere provoca alterazioni morfologiche nella placenta, inibendo il trasferimento di sangue al feto, è ovvio. Altro, l'infiammazione dei sistemi causata dall'inquinamento colpisce anche il cervello, e altro. Tramite questo meccanismo che ha descritto, l'inquinamento del particolato provoca stress ossidativo nel sistema nervoso centrale, neuroinfiammazione e possibili danni cerebrovascolari. Molti di questi cambiamenti sono stati riscontrati in bambini e giovani, adulti, eccetera, eccetera. Ce ne sono 90 pagine. Voglio semplicemente dirvi che tutto questo è ammesso dai progettisti, perché questo è un bellissimo dove dépliant che avevano fatto il comitato dei medici a Val di Susa, 100 medici a Val di Susa, e si riferiva al progetto, della parte di EPI, la parte nazionale, ma quello che ammette poi vale anche per questo, e dice testualmente, loro riportano tale quale perché non volevano prendersi delle denunce. Il progetto dice, in una delle sue parti, che non mi ricordo quale fosse il dossier, tali incrementi, e parla appunto dell'aumento dei VM10, giustificano ipotesi di impatto sulla salute pubblica di significativa rilevanza, soprattutto per le fasce popolazioni ipersuscettibili a patologie cardiocircolatorie e respiratorie, che indicano incrementi patologici dell'ordine del 10%. Cioè i progettisti ammettono che per le malattie, tutta la fascia, dalla morbilità alla mortalità, respiratorie e cardiovascolari, e questo è una novità di questi ultimi 10 anni, aver capito che le polveri sottili hanno una forte incidenza sulle malattie cardiovascolari, l'aumento che loro ammettono è del 10%.
ho parlato questo tanto per ecco, questa è la collina Morenica. Ve l'ho messa perché le radici dei vostri guai sono nella storia. Quando, ecco, perché vedete questo arco, appunto, che voi conoscete, insomma. Bene, questa, la versione così, ma questa è la morena frontale del ghiacciaio Val di Susa. Perché il ghiacciaio Val di Susa, che ha la sacra ancora un'altezza di 900 metri, come esce dalla sacra, si trova esposto a sud e quindi fonde da questa parte. È il motivo per cui la collina... L'edificazione del dorsale Morenica del ghiacciaio Val di Susa sono tutte meridionali. Questo in particolare, questa più bassa appartiene alla terz'ultima glaciazione, le altre che poi in questo solco distingueranno i quattro bacini, le due torbiere e i due laghi attuali, corrispondono a tre fasi dell'ultima glaciazione, 100.000 anni, il Wurm 1, 2, 3. Dalla parte di Alpignano è ridicola, la parte di posizione frontale verso Torino è una morena laterale molto bassa, addirittura più bassa della soglia rocciosa di Trana. Questo è successo questo. Questo solco era quello della Paleodora, infatti la Dora scendeva così e raccoglieva tutte le acque, perché a questo punto l'esposizione faceva sì che si verificasse una pendenza per cui le acque difluivano a questa parte, le acque, i materiali morenici. Quando il lago si ritirerà, quando il ghiacciaio si ritirerà, ovviamente nel lago, cioè, nella parte basale, si instaura un grandissimo lago. Questo lago a questo punto trova una soglia rocciosa Trana che è più alta di quella di Alpignano. A quel punto la Dora va su Torino. Dico tutto questo per dirvi che questa è la morena, non c'è destra o sinistra di Dora, questa è destra e sinistra di Dora. E non lo cito espressamente, i problemi del versante sinistro non sono in sinistra di Dora, i problemi del versante sinistro sono qui, perché le rocce a sinistra di Dora sono queste, sono mescolate, ma sono esattamente queste, qui sono le rocce della sinistra di Dora. Parliamo un poco di scavi. Ecco, il problema vostro, qui nel progetto di gestione di terra di rocce di scavo fanno quello che suol dire il solito imbroglio, che tra persone per bene si dovrebbe fare, cioè citano i metri cubi in banco, cioè i metri cubi come sono nella roccia. In realtà in tutti i progetti si usa citare i metri cubi di movimentazione in cumulo, cioè quello che deriva dall'estrazione. Tutti sappiamo che perfino facendo un buco nella terra, che è ancora più morbida che ci sia, la terra che estraiamo poi quando la mettiamo dobbiamo schiacciare, non entra tutta. Questo fattore moltiplicazione è 1,6. Quindi questi volumi che in realtà dicono di aver estratti 1.800.000 metri cubi nella zona di Rivoli, produzione del cantiere di Rivoli, in realtà è 2.800.000, sono quasi 2.900.000 di metri cubi, quasi tre torri gemelle. Cioè ogni torre gemella era 50x50 400, oppure immaginiamo un campo di calcio, quelli grandi, 45x90, alto un 70 piani, ecco, più o meno 65-70 piani. Ecco, mettiamone tre e avete idea di cosa vi passa in quel cantiere vicino alle case. Se pensate che tutto sommato, beh, non è proprio addosso alle case, allora vi dico che avevo partecipato con la delegazione della regione del Piemonte alla vista della cantiere di Basel Gottardo, tutti i miei antenati erano originari da quelle parti, e abbiamo avuto uno scontro sia con i tecnici loro, che volevano fare gli svizzeri, sia con i comuni vicini, che sono a 4-5 km, non Biasca, che lì è già molto più grosso ma è più distante, ma quello lì aveva fatto i suoi truschini, ci hanno detto non è venuto a conferenza di incontrarci perché insomma l'amministrazione si era un po' messo d'accordo. Questi qui ci hanno detto il cantiere Gottardo è invivibile, cioè noi non riusciamo a difenderci dalle polveri, ed erano 4 o 5 km. E questi, cioè, a volte si dice sono svizzeri, ci faranno un po' più attenzione, svizzeri o non svizzeri, ci hanno detto, ci avevano promesso che ci avrebbero evitato le polveri, non è niente vero, le polveri ci sono, anche perché le polveri non sono un episodio, sono un accumulo. Qualsiasi cosa voi fate, anche se riempiste di acqua, no, perché poi è anche peggio, perché l'acqua ti dilava la frazione fine, ma quando c'è questa frazione fine è spostata dal vento, magari si sposta un poco più avanti, in un posto va 500 metri oltre dove l'acqua oltre il cantiere, cade oltre il confine del cantiere, il vento successivo la trasporta. E comunque il problema delle polveri sottili non è quello del vento, sono polveri che restano mediamente da 24 a 48 ore prima di posarsi, quindi basta i movimenti d'aria impercettibili, basta la colonna ascensionale
suppongo, perché non ci sono studi, creata dalla città di Torino nelle giornate di sole, cioè basta pochissimo a portarlo dove la gente vive. Il problema di queste rocce, il cantiere di Rivoli produce, diciamo, quindi moltiplicato per 1,6 quasi 3 milioni. Dico 1,6, loro potrebbero dire, ma no, noi non vogliamo accettare questo parametro. È quello usato da LTF per gli scavi nella piana alluvionale, quindi della Val di Susa, quindi se l'hanno accettato loro possiamo accettarlo qua. Poi forse anche qualche... Il problema è che come funziona il cantiere di Rivoli? Ci rassicurano perché dicono che 860.000 metri cubi li utilizzeranno per inerti di calcestruzzo. Ora, se pensate che questo dato, che è una balla colossale, è una balla perché questo scavo, la collina Morenica, viene fatto con un sistema che si chiama Hydroshield, cioè mettono acqua pressurizzata con dei tensioattivi per tenere in fermo la roccia, come quando scavate una galleria in un mucchio di sabbia bagnata, vi crade in testa, se la bagnate tiene su, questi fanno questo sistema. Questo sistema di tensioattivi crea ovviamente che i detriti che vengono scavati sono carichi tensioattivi. Loro dicono no, questi tensioattivi vanno bene, in 10 giorni li biodegradiamo. Quindi allora il progetto prevede che tutto il materiale estratto con la morenica venga steso in uno strato, man mano ovviamente, no? Man mano venga steso in uno strato di 50 cm e messo a asciugare 20 giorni. Da 10 a 20 giorni secondo che ci sia soltanto acqua sui presenti tensioattivi. Quindi oltre che avere lo scavo avrete i detriti che sono esposti all'aria per forza perché devono asciugare. Sempre a vedere, questi tra l'altro per quanto siano biodegradabili c'è sempre il fatto che il grande problema del Vugello è stato che questa biodegradabilità non funziona perché qualche volta per tenere sulla galleria ci si mette anche delle porcherie, perché quando sei nella merda così di un cantiere fai quello che puoi fare per tenere su quello che non ti venga sulla testa, cioè, diciamo pure il problema, non è per fare la colpa ai cantieri, fanno quello che possono. Ora, se pensate che sapere che 860.000 metri cubi che moltiplichiamo per 1,6 sono che 1.300.000 metri cubi, diciamo così, sempre questo campo di calcio alto, in questo caso 100 piani, sia utilizzato per che sia riutilizzato, sia una bella notizia, allora siete sulla cattiva strada. Perché questo materiale dell'accidente, la collina morenica, dove comunque sia triti tutto, perché non è una roccia in cui trovi una vena e puoi sapere che quella vena non va bene e lo metti da parte. Qui il materiale è molto omogeneo. Ma pensate, per utilizzare per gli inerti, ammesso che non ci siano tensioattivi, perché noi sappiamo che lo dichiarano che il materiale che arriva a Rivoli sarà per il 70% trattato tensioattivi. Questo lo dichiarano loro, perché nelle varie tratte c'è diverse composizioni. Dovete pensare che questo materiale, quando sarà asciugato, dovrebbe essere setacciato, tritato, spezzettato, poi diviso le componenti, ognuno delle quali va in tiro di poi cemento, che è una roba che al Gottardo è un plastico grande più o meno così, come fosse un trenino, in cui fanno vedere tutte queste strane cose del materiale che arriva dalla galleria, vai quest'altro punto di setacciamento, frantumazione, questo tipo di frazionamento, come si dice, va per quella utilizzazione. È una cosa complessissima, il che vuol dire che farsi setacciare e tritare in faccia 1.300.000 metri cubi di materiale estratto collina morenica è una cosa, non voglio fare gesti che impressionano, ma è una cosa da non dormirci sopra. Tutto il resto dove andrà a finire? Andrà a finire nella duna. La duna fa lo stesso effetto che avevano fatto, io mi ricordo, l'autostrada del Freus, che a un certo punto non sapevano dove mettere il materiale e hanno fatto la famosa piazzola di Salbetran e hanno fatto quella di Susa, hanno fatto dei progetti apposta che non erano progetti giustificati da quello che volevano fare, perché erano previsti in altro posto, meno giustificati al fatto che il modo per mettere il materiale. Ora questo materiale che noi estraiamo dalla collina morenica lo vogliono praticamente rimettere, lo rimettono in posto, che vuol dire che oltre ad avere lo scavo voi avete il ricollocamento all'aperto, al vento, perché per ricollocare non si può ricollocare sul bagnato con la palettina come fanno i ragazzini, di tutto il materiale. Per questo è il sistema per toglierselo dai piedi, perché in realtà non riescono a trovare, ormai siamo arrivati, diciamo i primi progetti sono del 2003, non riescono a trovare un sito per mettere il materiale, perché da tutte le parti glielo buttano indietro.
il problema dei problemi. Hanno fatto due carotaggi di 120 metri a Rost nel marzo-aprile 2010. Hanno scavato 120 metri, ne pubblicano. Fate conto, non era niente, quello che vi proiettavo è semplicemente queste cose qui che vi sto leggendo. Hanno deciso di pubblicare 4 metri, non sappiamo perché di 120 metri pubblicano 4, ma hanno pubblicato la fotografia di questi 4 metri. Ora, le pietre verdi sono in un caso il 18%, nell'altro il 69%, nell'altro il 32%, nell'altro il 45,5%. In totale, in questo che pubblicano loro, noi non sappiamo cosa ci sia negli altri 116 metri, ma c'è il 42% di pietre verdi. Noi Corpo Natura abbiamo fatto un esposto alla Procura dicendo ci sta bene, non allarmiamo nessuno, sappiamo benissimo che le rocce verdi e anche l'amianto dove ci sono non fanno male per chi ci vive, perché comunque 10.000 anni di dilavamento ha portato sotto tutto e quindi si può benissimo vivere sul substrato di rocce verdi e vivere benissimo senza mai averne il contatto con una fibra per tutta la vita. Certo che se tiriamo sotto una certa, se si scava oltre 4-5 metri, insomma, se c'è, arriva. Gli abbiamo chiesto, non potete fare un progetto senza aver fatto almeno un'analisi per dire se queste pietre verdi contengono amianto o no. Questa analisi non è mai arrivata, non è mai stata fatta. Loro però, e qui faccio questo, poi chiudo per non farla lunga, fanno il capolavoro delle prese in giro, ammettendo che giocare sulla salute della gente siano prese in giro e non sia una cosa criminale, come infatti io penso che sia. Dicono che l'amianto, l'analisi dell'amianto lo fanno sui massi erratici. Perché ci sia nei massi erratici, perché non ci sia nel materiale con la morenica, questo, nelle pietre verdi con la morenica, non lo dicono. E allora fanno un'analisi su 9 massi erratici che hanno scelto loro. In 5 trovano amianto, ma dichiarano che l'amianto non è pericoloso. Ora, il giudizio per cui l'amianto non sia pericoloso lo lascio loro. Poi sul fatto che dei massi erratici esposti 10.000 anni, 10.000 anni fa è stato iniziato e finito, anzi lo scioglimento del ghiaccio da Val di Susa, è ovvio che in questo momento non fanno paura a nessuno, ma un conto è lì, un conto è tritarli. Allora, con tutto questo loro scrivono il capolavoro dei capolavori, perché una cosa così feroce non l'ho mai vista. Cioè dicono, se riesco ve lo leggo, ma se no intanto per tenere i ritmi ve lo anticipo. Dicono praticamente, sì è vero, ammettiamo, perché lo ammettono, che ammettono che nella collina morenica materiali, fibrosi ci sono, che c'è l'amianto c'è. Però dicono, l'amianto c'è soltanto nei massi. E allora dicono che come risolveranno il problema? Tenete presente che loro scavano per il 70% con lo scudo in acqua pressurizzato davanti alla grande presa di 9 metri. Dicono, nel caso poi dello scavo meccanizzato con fresa a piena sezione, generalmente le dimensioni delle aperture della camera di scavo sono tali che i macroclasti, cioè i blocchi, di dimensioni minori di un metro cubo possono essere estratti senza necessità di essere ridotti in volume. Cioè loro scavano col fronte pressurizzato, ammettono di tirare indietro la macchina, sapere che davanti alla macchina ci sono dei blocchi, di tirarli via da quelle aperture che servono soltanto per cambiare i coltelli, i rotanti, che sono ancora delle botole di acciaio così. Cioè, questo non è per quello che dicono, uno ci potrebbe ridere sopra, ma quale fiducia possiamo avere in gente che arriva a scrivere una stronzata così forte in una cosa che coinvolge la salute? È proprio quello il concetto. Se sono arrivati a scrivere su questa, che è una dichiarazione giurata, perché la legge dice che la valutazione impatto ambientale deve avere un allegato con la dichiarazione giurata dell'attendibilità di quello che è scritto, se arrivano a scrivere queste cose, allora veramente non c'è più da fidarsi. Un'ultima battuta su quello che è l'ordine del giorno, l'ultima perla, il servizio metropolitano. Ora, questo qui forse tra privati sarebbe una truffa, diciamo che è un po' come se uno di noi andasse a vendere Colosseo. Cioè loro ci dicono che la nuova ferrovia metropolitana, questo è del 18 maggio, l'hanno firmato tutti quelli, regioni, ferrovie, servizio, città metropolitana, comune di Drugogna, rete ferroviaria italiana, Torino-Lione, e dicono che questa nuova linea metropolitana passerà esattamente sui binari a Torino-Lione, perché questo tracciato che loro propongono, e notate bene, dicono la progettazione inizia adesso, oggi, 18 maggio,
e i lavori inizieranno nel 2017, perché dovete ricordare che quando hanno fatto quella famosa divisione per fasi, non fasi, low cost, dicono ci sono due pezzi, la parte nazionale e la parte internazionale. La parte internazionale inizierà col tunnel di base, la parte nazionale inizierà con la galleria sotto la Carolina Morenica. Questi ci dicono che la galleria sotto la Carolina Morenica inizierà l'anno prossimo. È sicuramente una balla, ma è fatta per tre motivi. Il primo, per forzare una valutazione di impatto ambientale che non riesce ad andare avanti. E qui la mia raccomandazione è di, fin tanto che non è uscito parere del CIPE, di darci dentro, chiedere un'udienza, un incontro con la Commissione di valutazione ambientale, fare tutto il possibile, perché poi quando sarà approvato il preliminare è finita. No, non si sgarra di quello, perché per legge la cosa va bloccata, visto che da 5 anni ce l'hanno, non l'hanno tirato fuori, va bisogna agire adesso. L'altra cosa per cui hanno fatto questo probabilmente è molto più umana, che se partono adesso gli studi vuol dire che per questo progetto, che non esiste, non esiste, perché qui sopra su questa linea il progetto stesso, il modello esercizio, prevede il passaggio di 356 treni al giorno. Ora, se passa di 356 treni al giorno, ovviamente non ci sta il servizio ferroviario metropolitano, tanto più che contemporaneamente la linea storica verrebbe essere svuotata. È chiaramente una balla, è proprio una balla brutta, ma una balla con una ragione. Di solito, io non dico che questo è successo, ben inteso, di solito queste cose succedono perché una progettazione del genere va non lontano dal milione di euro. Di solito in realtà poi i progetti che consegni possono essere delle righe tirate, tanto chi li riceve d'accordo con chi li fa. E di solito è capitato altre volte che le ditte o quelle cose che sono insieme alle progettazioni, avendo un altissimo margine di lavoro, di utile, fanno dei generosi contributi a chi ha deciso. Ecco. Queste cose qui si fanno, però tenete presente che per fare queste cose tra non molto potrebbero cominciare a darvi problemi.